Si chiama Fratelli Tutti, ispirandosi all'enciclica di Papa Francesco, il nuovo centro caritativo e formativo della Diocesi di Foligno, inaugurato lo scorso 30 aprile. La struttura, nella zona di Sportella Marini, diventerà il polo della Caritas diocesana, che quotidianamente dà assistenza e consulenza a numerose persone. Non solo però luogo di accoglienza, ma anche di formazione, perché qui troverà sede la scuola di formazione teologica diocesana, il laboratorio per il rinnovamento pastorale, la scuola di economia della fraternità. In questo luogo poi ci sarà anche formazione, perché si farà teologia, si farà formazione a una economia umanamente e solidarmente intesa, ci sarà un luogo di rinnovamento ecclesiale. Mettiamo insieme la carità e la formazione alla carità, sono tutte cose che ci danno speranza. Ad inaugurare la nuova struttura insieme al Vescovo Sorrentino e il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia, Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha ricordato il valore certamente materiale di questa struttura, ma anche quello morale, che apre alla speranza in tempi davvero difficili. Quello che abbiamo visto stamattina non sono parole, è un impegno concreto che tocca la carne della gente, come dicevo anch'io, che crea segni concreti di fraternità e quindi, per quanto è possibile, rende migliore anche il mondo. Al taglio del nastro la Presidente della Regione Donatella Tesei e il Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, che ha ricordato anche l'importanza di questo recupero strutturale per riqualificare un'intera area. È un doppio segno per la città, è il segno della riqualificazione di luoghi che da tanti anni attendevano questa opera di riqualificazione muraria, ma è molto di più che quattro mura restaurate e ben fatte. È un segno di speranza, è un segno di ripresa e in questo momento particolare è un segno di speranza per il popolo ucraino, perché la sua funzione e la funzione che ha sempre esercitato nella nostra città e non solo nella nostra città, la Caritas, oggi viene finalizzata a questa emergenza straordinaria che è quella dei nostri fratelli ucraini che appunto subiscono e sopportano una guerra.